oggi abbiamo dato inizio a questa nuova avventura. È un pianto bello, bello, finalmente siamo tornati a casa nostra. Sinceramente ci tengo a fare i complimenti veramente a tutti, dalla società che ha corso, ha permesso tutto ciò, all'amministrazione comunale che è stata importante, alle ditte con Michele Colonna che mi aveva promesso appunto che in 3 mesi ce l'avrebbero fatta. E oggi non è semplice in Italia fare uno stadio in soli 3 mesi, quindi complimenti veramente a tutti. È stata voluta dalla società e ci sono riusciti, e questo è un vanto per l'intera città. Ora sta a noi costruire la nostra forza. Deve diventare un nostro fortino, e dobbiamo fare in modo che sia così. Domani è la partita delle partite, perché giustamente l'esordio con una squadra forte, una delle squadre più forti del campionato, la squadra più attrezzata come l'Avellino, e quindi deve essere una bella festa. Siamo un'altra squadra, abbiamo costruito un'altra mentalità rispetto all'inizio. Poi normale che ci fa piacere tornare a casa, ci fa piacere avere i nostri tifosi vicini. Però alla fine i campi sono tutti uguali, all'interno dello stesso rettangolo di gioco le misure sono sempre quelle, quindi noi, a prescindere da dove giocheremo, domani dobbiamo fare una partita perfetta, perché sappiamo di affrontare una squadra forte e solo così ne possiamo venire a capo. Ma noi dobbiamo proseguire su quello che stiamo facendo. È normale che giocare qui deve darci una consapevolezza, una forza in più, perché avremo la nostra gente, la nostra città vicina, che ci supporterà, e quindi deve essere un motivo in più per cercare di fare bene. Però dobbiamo continuare su quello che stiamo facendo, sul cammino che abbiamo intrapreso. Sicuramente è un bellissimo banco di prova. Arriviamo ad un momento importante, un momento positivo, dove abbiamo intrapreso una strada che stiamo tracciando. È normale che domani affrontiamo una delle squadre, come ho detto, più forti del girone. È normale che per noi sarà un banco di prova importante, e quindi un esame di maturità. Io lo chiamo oggi ai ragazzi, ho detto che domani avremo un esame di maturità da superare. Perché affrontare l'Avellino a viso aperto, affrontare l'Avellino con le nostre armi, ci deve dare quella consapevolezza in più per poter proseguire questo campionato nel miglior modo possibile. Ma sicuramente il bilancio è positivo, perché da dove siamo partiti, ricordiamoci che eravamo una neopromossa con tanti ragazzini alle prime armi, diciamo. Però siamo cresciuti tantissimo, abbiamo fatto delle buone cose, stiamo percorrendo la strada che dobbiamo percorrere. È normale che vogliamo finire benissimo il girone d'andata. Sappiamo però che non dobbiamo fare voli pindarici, perché dobbiamo tenere ben i piedi piantati a terra, e questo è un campionato difficilissimo, e il girone di ritorno sarà tutt'altra un altro giocare. Noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e prima possibile per ottenere il nostro obiettivo iniziale. Poi si vedrà. Allora, per quanto riguarda l'infermeria, Leonetti si è allenato da 2 giorni, quindi me lo porto con me in panchina. E, il resto rientra Rolando dalla squalifica. Il resto siamo come l'altra volta, come l'ultima partita. Come scendiamo in campo? Sappiamo che dobbiamo continuare, quindi non dobbiamo cercare di fermarci, non dobbiamo guardare all'esterno, ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare, perché domani tocca fare una partita perfetta per fronteggiare questo Avellino, che è veramente una squadra forte. Anche nelle prime partite dove non vedevamo i risultati, le prestazioni c'erano state e stavamo crescendo partita dopo partita. Purtroppo i risultati non andavano di pari passo, quindi anche quel periodo lì mi ha fatto capire che qui c'era bontà di lavoro e si poteva lavorare bene, e bastava una piccola scintilla per far partire tutto ciò. E la scintilla è arrivata a Taranto, perché se si ricorda, stavamo perdendo 1-0, la squadra non ha mollato mai, l'abbiamo ribaltata, e lì forse si è girato un po' il vento. Però anche all'inizio, quando i risultati venivano meno, questa era una squadra che aveva voglia, una squadra che è propositiva, e quindi mi faceva ben sperare.